E adesso ci divertiamo davvero, ragazze. Vi presento le 16 tinte labbra di Blue Ocean. Sigla! Ciao bellezze e bentornate. Oggi vi parlerò di Blue Ocean e delle sue tinte labbra. Sono 16 tinte labbra che mi sono arrivate da questo venditore di Amazon che vi lascio nell'info box. E sono il dupe perfetto delle tinte labbra di Kyle Cosmetics. Allora, io ve le swatcherò, vi farò vedere che belle queste tinte labbra. Sono no transfer, cosa molto importante, e sono subito molto piene sin dalla prima passata. Io, insomma, quando le ho viste, sono impazzita. Che sapete la mia rossettite acuta, quindi sapete il mio amore per i rossetti. Adesso vi farò vedere sulla mano, vi farò gli swatch di tutte e 16 tinte sul braccio e poi vi farò vedere nello specifico queste tinte. Allora, si presentano in questo modo. Il pack è proprio simile a quello di Kylie Cosmetics. Ecco qui. Veramente, veramente bellissime. Queste ragazze sono le prime 6, iniziando dalla numero 1 alla numero 6. Eccole qui. Veramente fantastiche, la coprenza è ottima, la texture è molto buona, una lunga durata, non transfer e con un profumo di vaniglia. Adesso ragazze, vi ho swatchato gli altri colori, sono tutti qui. Molto molto belli, come potete vedere sono per la maggiore tinte matte e solo alcune di queste tinte, 3-4 colori, sono shimmer. Vi parlavo del profumo di vaniglia e non solo, hanno un profumo di vaniglia e cioccolato molto molto piacevole. Le tinte sono no transfer, ne ho indossata una per voi, questa è la numero 14. Il pack è molto carino, mi avvicino un attimo, vi faccio vedere la numero 14. Allora ragazze, io sono veramente entusiasta di queste tinte. Come vi dicevo, queste sono le dupe delle tinte di Kylie Cosmetics. Sono veramente contenta di averle ricevute perché, insomma, io amo i rossetti in generale. Trovo queste tinte molto confortevoli sulle labbra, non seccano eccessivamente le labbra. Nonostante io abbia le labbra molto secche, le tinte non sono proprio l'ideale per la mia tipologia di labbra, però queste qui sono molto confortevoli, non seccano eccessivamente, non vanno nelle pieghe, si fissano sulle labbra, sono no transfer. E sono dei colori veramente stupendi, come ve li faccio rivedere, veramente. Il costo di queste 16 tinte è di 20,90 euro, 22,90 si aggira su questo prezzo. Io sono veramente contenta di averle ricevute perché ad onor del vero ho fatto una recensione molto molto positiva perché le tinte valgono anche se sono dupe e sono low cost, quindi ben venga il prodotto low cost che sia comunque buono. Allora, certamente non hanno un inci meraviglioso, ma la maggior parte dei rossetti e delle tinte labbra, anche quelle dei brand più famosi, non hanno un inci buono, a parte Puro Bio, a parte Nabla e a parte Mulac Cosmetics. Non se ne salva proprio nessuno, quindi non bisogna avere dei pregiudizi perché sono tinte. Comunque, nei cosmetici ci sono sostanze nocive, quindi comunque, anche se compriamo un brand high cost. Io, ci sono dei colori meravigliosi, veramente, ho voluto mostrarveli perché, insomma, è un prodotto che va bene per tutte le tasche perché con 20 euro, 22 euro riuscite ad avere 16 tinte di 16 colori diversi.
E quindi in un solo colpo avete tanti colori da poter usare. Poi ci sono tantissimi nude di tutti i colori, di tutte le tonalità, una gradazione di nude molto molto bella. C'è qualche colore un po' più scuro per l'inverno e c'è qualche colore pazzo come il blu avion, che è molto particolare, che conserverò quando dovrò fare dei tutorial per Halloween, per Carnevale, perché io non uso questi colori. Però sostanzialmente sono veramente molto belle queste tinte. Gli swatch li avete visti, io ringrazio il venditore che mi ha dato la possibilità di provarle. Ve lo lascio nell'info box, spero che vi sia stata utile, magari con gli swatch vi rendete conto se c'è qualche colore che fa per voi, anche perché essendo composto questo set da 16 tinte, potete acquistarlo e poi potete regalare qualcuna di queste tinte che a voi non piace e tenervi magari i colori che ritenete più opportuno. Io li terrò tutti perché sono tutti bellissimi, c'è un rosso meraviglioso che ho swatchato precedentemente nei primi 6 e veramente sono una più bella dell'altra. Poi il pack è anche molto bello, fantastico, ed è in plastica, il packaging è in plastica, però veramente mi sono piaciute da morire, anche perché insomma con i rossetti io non sono molto coerente quando si parla di rossetti. Mi sa che i rossetti non posso recensirli perché per me tutti i rossetti sono belli, quindi non potrei essere obiettiva, scherzo. Quando una cosa vale, vale, quando non vale, non vale. Io ho finito, grazie a tutte per avermi seguita. Io spero che questo video vi sia stato utile per i vostri acquisti low cost. Vi mando un grande bacio, vi aspetto la prossima volta. Naturalmente, se vi è piaciuto il video, spolliciatemi in su, condividetelo perché è importante. Condividere i video per i canali piccoli ci aiutate a crescere. E nulla ragazze, vi aspetto la prossima volta, vi mando un grande bacio, mi raccomando, fate le brave, ciao bellezze!